Allora, noi stamattina presentiamo Maurizio De Giovanni, noto, notissimo autore di libri gialli, che è diventato famoso con Il commissario Ricciardi, e lo presentiamo all'Isis Miraglia perché abbiamo organizzato un incontro insieme a lui e agli studenti che hanno praticamente sposato, diciamo così, durante l'anno scolastico un progetto che si basa sulla lettura e scrittura di un suo romanzo, Il metodo del coccodrillo. Abbiamo presentato questo progetto che è stato finanziato dalla provincia, dall'amministrazione provinciale di Potenza, che ha trovato l'iniziativa e l'idea molto buona. Teniamo conto che la provincia di Potenza ha investito molto anche sulla conoscenza, ha investito molto anche sull'aiutare le scuole a progettare e diciamo così, a promuovere anche la lettura. E noi, basandoci su questo principio, abbiamo voluto provare a fare questa cosa quest'anno. Il Maurizio De Giovanni ci ha dato il suo assenso e stamattina è qui per incontrare i ragazzi che i quali durante l'anno scolastico hanno elaborato, diciamo così, sul suo libro, hanno elaborato delle cose, alcuni ragazzi hanno riscritto il finale del suo libro, alcuni ragazzi hanno riscritto l'inizio. Noi consegneremo stamattina a lui i lavori che hanno presentato, che hanno fatto i ragazzi, e nello stesso tempo poi lui ci dirà quali saranno i tre lavori migliori che dovranno essere poi premiati nella serata, nella manifestazione conclusiva del 22 maggio. E lui ci ha appena informato che purtroppo, probabilmente, sicuramente non potrà essere qui con noi il 22 maggio, ma ci ha promesso che ci manda un video messaggio registrato in maniera tale che possiamo, è come se fosse con noi, e quindi anche se non c'è fisicamente ci sarà in maniera ideale. Il 22 maggio ci sarà appunto la premiazione e saranno presenti l'amministrazione provinciale, ci saranno altri ospiti. Voglio anche ringraziare qui alla mia destra il dottore Pino Sassano, che tutto questo è stato reso possibile anche grazie, diciamo così, alla sua interlocuzione con Maurizio De Giovanni, anche al suo lavoro di editore. Voi sapete che Pino Sassano, che comunque è molto conosciuto qui a Lauria, è il titolare della libreria Mondadori di Cosenza. Insomma, contiamo. Abbiamo intrapreso questa, già dallo scorso anno abbiamo intrapreso questa collaborazione che speriamo possiamo continuare negli anni futuri. Ecco, preside, gli insegnanti, cosa le hanno detto in Dunque, queste giornate di allora, preparazione? io riassumo anche perché probabilmente tu vuoi sapere cose più precise del progetto. In questo progetto hanno partecipato le penultime e ultime classi dell'Istituto Tecnico, del Liceo Classico di Lauria e del Liceo Scientifico di Rotonda. Il progetto praticamente ha riguardato quindi il coinvolgimento di circa 150 ragazzi, e ogni classe è stata, diciamo così, ha avuto un docente referente. Questi ragazzi hanno cominciato il progetto con un incontro con l'editore che è stato svolto agli inizi di gennaio, mi pare, all'inizio di questo anno. Dopo di ciò abbiamo letto il romanzo di Maurizio De Giovanni, i ragazzi hanno letto insieme con l'aiuto dei docenti referenti, hanno cominciato a lavorare sul testo. Nell'incontro avuto circa un mese e mezzo fa, sempre alla presenza dell'editore, tra i docenti referenti e i ragazzi, si sono un pochino così, diciamo, date le linee guida finali per poter arrivare all'incontro di stamattina, ma diciamo che la parte pregnante di questo progetto, al di là di quello che poi succederà il 22, che è soltanto una manifestazione, diciamo così, conclusiva, che quindi ha, diciamo,
ha anche il significato di pubblicizzare un qualcosa che si è fatto e quindi anche un consuntivo di un lavoro fatto durante l'anno, ma diciamo che per noi la giornata dal punto di vista didattico, quella importante è l'incontro che stamattina l'autore avrà con i ragazzi. I docenti sono molto soddisfatti, non ti so dire di preciso quali sono state, voglio dire, le loro conclusioni, perché li sentiremo fra poco insieme, ma posso affermare con una certa sicurezza che i ragazzi hanno svolto veramente un ottimo lavoro. Pino Sassano, un libro bellissimo dedicato a Lauria, ci siamo lasciati con il Premio Mediterraneo in un momento assai particolare, ci ritroviamo qui a Lauria a continuare una sorta di nuovo corso che il dirigente scolastico Straface ha avviato nell'ISIS Miraglia. Certo, la parte, diciamo, istituzionale, questo compito l'ha ben rappresentato un attimo fa Natale Straface. Il dato di fondo è questo: il nostro intervento complessivo, sia dell'istituzione scuola, sia validissimo del sostegno dato dall'amministrazione provinciale di Potenza, dallo scrittore, che scrittore, insomma, Maurizio De Giovanni è, diciamo, un punto di riferimento formidabile di tutta quanta l'editoria italiana e non solo, e anche da parte del libraio. Ecco, umilmente il libraio ha l'intenzione di dare una mano nella diffusione di un prodotto particolare, un prodotto che viene considerato molto spesso validissimo dal punto di vista dell'immagine, ma poco diffuso dal punto di vista di prodotto in quanto merce. Beh, farlo arrivare ai giovani e metterli in condizione di amare, di avvicinarsi a un discorso di lettura e anche, perché no, di scrittura. Il senso del nostro lavoro, del nostro progetto è proprio questo. Non ci lasciamo scappare il libraio questa mattina. Un'altra domanda, la lettura, ecco, tu rappresenti un osservatorio assai particolare, significativo, come va? Allora, la lettura può essere vista da diverse angolazioni. Non è vero, questo lo dico, ecco, lo dico provocatoriamente, ma non è vero che si legge e si scrive poco. Si leggono e si scrivono poco, probabilmente. Scrivere no, ma sicuramente si leggono poco, forse i libri, ma si scrive e si legge molto, perché attraverso la messaggistica, attraverso l'utilizzo dei social network, attraverso tutta una serie di modalità, lo strumento scrittura e lo strumento lettura viene utilizzato soprattutto dalle nuove generazioni. Il nostro punto di riferimento rimane il fatto che questa modalità di lettura e di scrittura può essere veicolata verso un prodotto particolare, che è un prodotto che merita riflessione, che è legato al libro. Ecco, il nostro tentativo è proprio questo: mettere questi strumenti, che sono già in uso da parte dei ragazzi, in una direzione, in un ambito, che è un ambito in cui i tempi della riflessione sono dei tempi che possano essere praticati. Maurizio De Giovanni, ripeto, rappresenta il nostro punto di collegamento, il nostro union tra questi. Io sono sicuro che stamattina, venendo da Cosenza, avrai ripercorso un'esperienza precedente legata proprio ai libri, alla loro diffusione, alla lettura. Ecco, vogliamo ricordarla brevemente. Ma riguarda il Premio Mediterraneo? No, Lauria Cosenza, quella iniziativa di un po' di anni fa. Ma per dirci, noi stiamo parlando di materia prima, esatto. Noi siamo antichi, antichi produttori di questi percorsi, siamo costruttori di questi percorsi, di queste strade. Tu, tra l'altro, sei stato promotore fondamentale di un'iniziativa che è partita 10 anni fa e che trova anche in queste situazioni dei rivoli e delle conseguenze positive. Gruppi di giovani che non sono giudicano la qualità dei libri, ma addirittura scelgono quali libri mettere in gara. Questa era l'idea fondamentale di materia prima tra i due livelli, provincia di Potenza, provincia di Cosenza, che furono sperimentati 10 anni fa e che hanno lasciato dei segni positivi, visto che siamo ancora qua, tutto sommato. Certo. Ricordiamo tra l'altro che tra un paio di settimane, Pino, ci sarà la Fiera del Libro a Matera, certo. un evento che sta prendendo sempre più piede. Maurizio De Giovanni, benvenuto a Lauria, è la prima volta, mi pare di no, perché già c'è stato un incontro. Io a Lauria specificamente sì, è la prima volta. È la prima volta. Sono invece felicissimo di essere qui. Sono felicissimo di essere qui perché io credo che questo progetto, molto più di altri, denoti intelligenza e sensibilità culturale, nel senso che la lettura fatta per scrivere e scrivere nello stesso stile di un autore, perché ai ragazzi viene richiesto di integrare
il libro che hanno appena letto con una pagina o con più pagine che non c'erano, cioè con la costruzione di una parte di questo testo sulla base della loro specifica sensibilità di lettori. Quindi leggere con la prospettiva di dover scrivere è secondo me un fatto culturalmente di enorme rilevanza, e sono felice del fatto che quest'idea sia nata e cresciuta in un posto come l'Auria, che normalmente dal punto di vista dell'Italia, come tutto il meridione a partire da Roma in giù, viene visto normalmente in rincorsa. Invece noi abbiamo la risorsa culturale che è primaria, siamo portatori di un grandissimo modo di intendere le storie e di raccontare le storie, e questa è un'opportunità, un motore straordinario che non possiamo perdere. L'Auria oggi dimostra che questa struttura qui c'è, che è fortissima e che va sviluppata. Io sono stato lietissimo e sono onorato di essere l'oggetto, di aver fornito, diciamo così, la storia che viene rielaborata oggi, anche perché la mia storia, Il vento del coccodrillo, che è il libro che viene visto adesso, è una storia contemporanea molto dura. Quindi i ragazzi hanno voluto e hanno saputo reinterpretare una storia che non fa sconti, così come è la nostra realtà, purtroppo. Ecco, noi immaginiamo che i creativi siano un po' gelosi di quello che producono. Ecco, in questo caso vedere il suo libro un po' stravolto, forse. Io sono felicissimo, felicissimo, ansioso di vedere il risultato della lettura, ansioso di confrontarmi con i ragazzi, felicissimo di aver potuto mettere a disposizione la struttura in legno su cui poi è stata fatta la scultura vera e propria. Io sono felice e ringrazio tantissimo Pino, che è mio amico fraterno, Pino Sassano, e quindi quando lui ordina io eseguo, ecco. E quindi se lui mi chiama io corro. E Natale è Natale Straface, che si è rivelato un interlocutore fantastico da questo punto di vista, quindi io sono molto contento di essere qui, e fin d'ora io sono a disposizione per qualsiasi altra iniziativa che vorrà coinvolgermi. Mi dispiace soltanto per il 22, ma diciamo impegni editoriali derivanti da alcuni premi a cui devo partecipare mi impediscono di essere qui fisicamente, ma ci sarò comunque, perché ai loro registrerò un messaggio video per cui saranno costretti a vedermi di nuovo. Bene, lei incontrerà gli studenti tra un po', ecco, com'è stato lei da studente, vicino ai libri, lontano, più... Io sono un lettore, la mia professione è quella di lettore, essere lettore viene prima di ogni altra cosa. Io credo che la scrittura non sia un talento, credo che la lettura sia un talento. Il lettore è quello che immagina, quello che ricostruisce, vedere la televisione è una passività. Perché vedere il cinema è una passività, perché uno vede quello che è stato costruito per essere visto. Leggere è un'attività, perché leggere invece implica l'immaginazione. Ognuno di noi con il libro in mano ricostruisce le scene, ricostruisce i volti, ricostruisce odori, sapori. Quindi la lettura è un esercizio dell'intelligenza, è un esercizio dell'immaginazione. Quindi io personalmente sono un lettore e ancora lo sarò sempre. Mi auguro di poterlo rimanere ben oltre la mia attività di scrittura. Concludiamo con Il padrone di casa, sì. Preside Straface, proprio qualche settimana fa Franco Di Mare è qui a presentare un altro bellissimo libro, quindi un impegno davvero importante dell'ISIS Miraglia. Ritengo che la scuola in generale, oltre a trasmettere, voglio dire, ad essere una cosa trasmissiva, quindi trasferire conoscenze disciplinari, competenze disciplinari, debba anche educare. Come diceva Maurizio prima, se noi riusciamo a fare questo lavoro con i ragazzi e quindi abituarli alla lettura, credo che abbiamo fatto una grande cosa, credo che abbiamo adempiuto a quello che è il nostro dovere anche di educatori in maniera molto, molto precisa, molto più pregnante rispetto a quelli che sono i codici disciplinari, che sono anche fondamentali, naturalmente i ragazzi li devono conoscere, però credo che nella vita ci sia anche bisogno di saper leggere, di saper decodificare, di saper capire, di saper comprendere un testo scritto. Del vento del coccodrillo, il libro sul quale voi avete lavorato, e io sarò velocissimo perché voi sapete tutto, Maurizio sa anche tutto, l'editore Sassano anche, quindi siccome questa mattina riteniamo che sia il momento più importante, è il momento più pregnante
e quindi voi dovete essere assolutamente i protagonisti, voi e i docenti che vi hanno preparato a questo percorso, che io voglio ringraziare singolarmente, a cominciare dalla professoressa Domenica Palmieri, Giuse Scaldaferri, il professor Vino Papa e il professore Benvenuti, che hanno accompagnato i ragazzi del liceo classico, Carlo Magno, dell'Istituto Tecnico Ferrari e del liceo scientifico di Rotonda. Quest'idea è nata insieme al mio carissimo e fraterno amico Pino Sassano un po' di tempo fa, è maturata alla fine dell'estate scorsa quando ci siamo incontrati e conosciuti con Maurizio. Lui è sembrato entusiasta perché a lui piace molto lavorare ovviamente con i ragazzi. Io devo dire, devo anticipare purtroppo che lui, avevamo spostato la data del 31 maggio